Sabato 25 e domenica 26 marzo torna l'appuntamento con le giornate FAI di primavera, giunto alla 31esima edizione, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico della nostra nazione, con l'apertura eccezionale di 750 luoghi inaccessibili o poco noti di 400 città. Per Taranto e provincia, 5 siti a disposizione dove i cittadini saranno accompagnati dai volontari FAI. Il capo delegazione di Taranto, Giacomo Scarfato. Partendo dal capoluogo con l'ex ospedale Testa in contrada Rondinella, racconteremo veramente un pezzo di storia della sanità tarantina, pugliese e forse di tutto il sud Italia, e potremo anche riflettere sul paesaggio, sul cambiamento, sul mutamento del paesaggio. Non solo Taranto, ma anche Crispiano, Grottaglie, La Terza e Manduria. L'ex ospedale Testa, siamo nei pressi dell'ENI, un tempo sanatorio antitubercolare, di recente sottoposto a lavori di restauro. Oggi ospita il servizio di veterinaria della ASL e ARPA Puglia. L'evoluzione della sanità, sia in termini architetturali, sia in termini proprio organizzativi. Le verande e l'architettura proprio della struttura testimoniano questo utilizzo, con le ampie verande esposte al mezzogiorno, le ampie sale di degenza e l'ampio verde che circonda ancora tuttora la struttura. Noi siamo all'interno, nel cuore dell'area industriale. Io dal mio ufficio vedo le torce della raffineria, l'area portuale con il quarto sporgente, l'ex cementir, il siderurgico. È un luogo è simbolico per un ente che deve garantire un elevato livello di protezione ambientale, è un luogo migliore di quello che non riesco ad immaginarlo. Per i comuni della provincia, FAI significa anche e soprattutto turismo di qualità. Grazie al FAI, grazie ai volontari e voglio dire anche grazie al responsabile Marcello Carrozzo sul nostro territorio e all'alberghiero Elsa Morante, dove i ragazzi saranno i protagonisti, anche perché sono loro le nostre leve del futuro e sono loro che devono riscoprire le radici del nostro territorio straordinarie per portarle poi con loro in futuro. Un appuntamento importantissimo per noi, quello che si verifica da diversi anni sul nostro territorio grazie all'impegno costante dei volontari e delle scuole che rendono i nostri luoghi sempre piacevolmente aperti e soprattutto si ha la possibilità di scoprire dei luoghi inediti, mai visti prima, dei luoghi assolutamente ricercati che rendono turista addirittura il residente. Riscoprire questi luoghi è importante perché vanno poi questi luoghi inseriti nei percorsi di promozione turistica, quindi questa è una cosa fondamentale, quindi veramente grazie ai volontari del FAI.